Ma come cazzo è possibile che fa freddo anche in metropolitana? Dobbiamo andare. Oggi è... Oggi è sesta-feira, dia di maldade, dia di combate. Stiamo andando al palazzetto, all'istituto di judo, a vedere i ragazzi. Oggi lottano Antonio, il Drugo e Ferrarini. E poi finalmente arriva mia moglie e mi becca. Oh, chiuso il triangolo. Chiuso il triangolo. La prossima dobbiamo scendere, eh? Dietro, mamma mia, questi errori proprio, porca miseria. Avrà attaccato da quando mi sono collegato, avrà attaccato tipo tre volte, omoplata, triangolo, omoplata. E l'altro continua a muoversi pure, capito? Non è che sta cazzo di metropolitana che è sempre ferma, oh. Prendi un pantalone e sali, dagli una scarpata e sali, no? Sali, dai che c'è! Dai che c'è! Vai dietro! Oh! Due punti! Li ha fatti! Siamo. 30 secondi, due vantaggi, non li recupererà mai. Mai. Da 30 secondi è sopra, ha recuperato due punti. Fermo. Allora ragazzi, siamo arrivati all'Institut de Judo, insomma dove si svolge il campionato europeo di Jiu Jitsu. Antonio ha lottato mentre noi eravamo in metropolitana, stavamo arrivando con 40-45 minuti d'anticipo. Purtroppo ha perso per due vantaggi la prima lotta. Adesso entriamo e cerchiamo di capire da lui com'è andata, tra parentesi, con un ragazzo con cui aveva vinto la finale del Milano Challenge poche settimane fa. Andiamo. Ora non dico nemmeno quello del triangolo, ma adesso mi alzo io, ti alzi tu, io ti richiamo guardia. Ma guarda, cioè mi alzo io, poi richiamo guardia io per un po'. Ma non so che è arrivato la schiena. Cioè se l'avessero fatto lottare con quello che oggi fa il mio, cioè, vincere, era diverso, cioè lottava diverso. Il fatto che era lo stesso che aveva già incontrato. No, secondo me due sono cose. Uno è lo stile che non proprio non matcha. No, nel io ho notato che la preparata mi ricordava Dani, ha fatto la stessa lotta che ha fatto Dani al spazza, cioè l'ha preparata proprio, perché ha fatto proprio esattamente come lui. La stessa posizione di Dan, cioè praticamente è stato non troppo alto, non troppo basso, sì, con la gamba alta, solo che l'ho sentito cotto l'ultimo minuto e mezzo, io l'ho sentito cotto, non mi è reso sentire.
che, cioè nel senso, il vantaggio sul suo passaggio c'era, però secondo me sul triangolo omoplata dà vantaggio a lui, io non penso. Io attacco omoplata, lui esce. Io attacco triangolo sul suo ritorno di omoplata, lui esce, ci alziamo entrambi, richiamo guardia, vantaggio lui. Minchia, non mi ha pregato neanche un'azione aggressiva. Ci siamo messi in ginocchio. No, ci siamo alzati entrambi. Io vabbè, ero a 45 gradi, magari aveva visto che le ho dato la schiena, però cazzo. Premiami un po' girato, premiami il triangolo. Perché eri un po' girato, ma quando ti sei richiamato guardia. Ho richiamato guardia subito. Ma puttana, allora, poi è stato 30 secondi col dito nell'omoplata ancora nel cazzo di triangolo, c'era. Come si chiama? È stato 30 secondi col dito nell'elastico, nell'arbitro, ma io faccio. Ma no, grazie, si fa col dito. Però quella chiamata io. L'omoplata no, ma il triangolo c'era, e quantomeno. Ho detto ad Antonio, ecco, secondo me. Antonio deve fare due cose, la prima è cioè quando lotta, non so che cosa sia successo, cioè non lo so, però a un certo punto il tuo modo di lottare non è cambiato dal punto di vista tecnico, perché il tuo gioco è quello, molto buono, ma nell'attitudine, cioè tu adesso quando chiami guardia, probabilmente sei talmente self-confident che non ti passa, non sei tranquillo, che hai il tuo meccanismo di recovery, e quelle sono tutte cose assurde. Passare la guardia alla fine, quando l'ha passata, l'ultimo che ha passato la guardia è stato l'Italian Open un anno fa, quindi c'è quella roba lì dal punto di vista tecnico ce l'hai. Quindi ti siedi super confortevole, sei lì quasi che fai le prese come se volessi esclusivamente sulla tecnica, come per dire ok, tu fai tutto quello che devi fare dal punto di vista tecnico, comunque io ho il ricorso degli strumenti tecnici per evitare il passaggio. Sia quella roba lì, quella base tecnica, dovesse associare un po' di cazzoturismo vero, cioè che quando fai la presa, fai la presa, quando fai la presa per chiamare la guardia, non fai la presa e ti siedi, tu fai la presa morbida e ti siedi, come per dire, come se fossi già seduto, come per dire ok, venite tanto non passate, ok? Se invece gli andassi addosso, facessi la presa, spingessi, calci e poi ti siedi, cioè con molta più aggressività, molta più forza fisica, che non vuol dire escludere la parte tecnica, sicuramente arriveresti a terra in un'altra maniera. Punto numero due. Dal punto di vista tecnico, tu soffri di più quelli come questo ragazzo che si muovono tanto su, che non va più così, che cadono sul fianco, piuttosto che uno duro, non so, tipo me, che ti passa mettendo pressione. Questo è quello che vuoi. Loro mettono pressione, ma sono fermi, sono abbastanza anche loro molto pressionati. Come se tu riesci a stare, se il tuo equilibrio lo aggiusti. Quando trovi uno che lo tiri, inizia a cadere sui fianchi così, fai fatica. Perché fai fatica? Perché tu da sotto, il tuo gioco è quasi tutto impostato sotto a terra un po' di triangolo. E tutti i ribaltamenti che tu ottieni, li ottieni perché l'avversario deve rinunciare alla base per difenderti la tua complata. Tanto è vero che quando tu adesso attacchi il triangolo, iniziano ad essere tante le occasioni in cui non chiudi più il triangolo. Perché ormai inconsciamente tu hai già il meccanismo di recovery per salire da quel triangolo. Tanti invece che attaccano da lì non ce l'hanno. Questa è la prima roba, perciò sicuramente adesso che torni in palestra ti fissi subito una data per un'altra bella garetta e fai il tuo test. Il tuo test è che quando fai la presa vai bam! Spingente, calci, scaccate, quando ti siedi vai subito a minare la base, ti deve cadere addosso che quasi ti deve arrestare, devi sentire che lo stai che proprio in balia degli eventi. E secondo, va bene che tu attacchi un'omoplata al triangolo e poi sai, non so, devi venire tipo Fabrizio Andrea, super aggressivo, però poi quando sali, nell'ultimo 2 minuti e mezzo che ho guardato io dal telefono di Ferrarini,
tu sei salito tante volte, lui è stato bravissimo perché ogni volta che tu provi a salire saliva anche lui, no? Come se ti accompagnasse nel movimento. Però ti dava sempre la schiena e tu salivi sempre frontale, senza continuare a girare per la schiena. E quindi aggiungere quel pezzetto lì. E poi da sopra. Il tuo gioco da sopra deve diventare pericoloso, solido, anche lì può essere monodimensionale il tuo passaggio, ma quando sei sopra devi essere di ferro, proprio devi avere il tuo passaggio. Cioè se io lotto con Ferrarini, che ha quelle 3-4 robe, quando è sopra, se io gli do spazio, inizia a diventare un processo irreversibile, più va avanti e più io non riesco a farlo tornare indietro. E poi basta, poi eri un po' triggerato da sta roba che avevi fatto fatica nel challenge, secondo me soprattutto per lo stile, perché sta roba qui la mia base cade sul fianco e quindi la tua presa, il tuo gioco sbattato sulla presa si interrompe perché non c'è comunicazione tra la parte sopra e la parte sotto. Quella la roba. Era, secondo me, superare questo, cioè ti avrebbe veramente reso la vita psicologicamente più semplice sugli altri. Assolutamente. Secondo me, pensato che era la figura questa. Secondo me dovresti fare un paio di garette tipo così del cazzo, anche all'adulto, hai capito? Due lotte, tre lotte vicino casa per fare il tuo test senza cambiare molto il tuo gioco è quello, e sarà quello di casa, ma facendo un piccolo upgrade sul mood, iniziando in palestra, adesso che c'è Pedro, ci sono quelli più pesanti, fallo, devi essere proprio aggressivo quando vuoi chiamare guardia, devi chiamare guardia in una maniera aggressiva. Non devi lasciare l'avversario. Infatti tutte le notti che ho fatto con Pedro me l'ha detto sempre, due put, ogni volta che andavo giù mi metteva cioè, un minimo un tocchettino. Quella roba lì di controllare il bacino che ti alzano, devi rompere le mani, deve essere veramente una roba, un approccio super aggressivo, irreversibile, duro. Porca troia, abbiamo impiegato 2 ore. Siamo arrivati al palazzetto, in ritardo noi perché ci è impiegato 1 ora a fare sto cazzo di braccialetto e sorry, rifacciamo perché così viene meglio, mi sono distratto un attimo, tra i due che si stavano ammazzando e vabbè dai, teniamo dentro anche questo, comunque ci è impiegato 1 ora a fare sto cazzo di braccialetto di merda e 1 ora arrivare qua con la metropolitana a casa di Dio dove eravamo noi. Comunque Antonio purtroppo è uscito alla prima per un vantaggio, 2 vantaggi, forse ve l'ho detto nella registrazione di prima, siamo arrivati tutti di corsa, tragedia, vabbè, tagliamo e ci ricarichiamo per il pomeriggio, sono Ferrarini e Drugo che lottano. Questo è il palazzetto, ci sono 10 aree di gara, campionato più importante d'Europa, campionato europeo della IBJJF. Palazzetto non è ancora pienissimo, peggiorerà, il pomeriggio vi faremo vedere. Oggi credo ci siano solo, anto oggi sono solo cinture marroni e nere, eh? Solo cinture marroni e nere. Vabbè, dai, vediamo che sto già facendo la sauna qua questa roba. Cosa mi dici di questo europeo rispetto agli altri? Cioè, insomma Lisbona, vabbè, è bello ed era comodo perché costava poco, sicuramente costa meno fare 3 giorni a Lisbona e 3 giorni a Parigi. Però ogni volta che metti un torneo internazionale in un posto, in un certo senso vai in un certo senso a favorire determinate accademie che magari lì sono più forti e portano più atleti.
quindi per esempio l'Accademia Portoghese, che magari vedi in misura minore qui perché sei da un'altra parte. Secondo me va bene, perché comunque avere un campionato europeo itinerante come negli altri sport ha un valore diverso. Averlo fatto a Roma, poi averlo fatto qui, secondo me è comunque, ha più senso dal punto di vista sportivo. Chiaramente i costi cambiano a seconda di quella che è la platea. Quello che vedo è un bel palazzetto, sebbene sia bellissimo, più piccolo. A me piace molto, sì. Lo stavo dicendo adesso ad Antonia, dico, il palazzetto è molto bello, molto scenografico, soprattutto per la questione delle luci, che insomma sì. Adesso i jiu-jitsu, sì, come tutti gli sport, devono avere un respiro mediatico anche. Ma si vede che è nato per fare i tornei di judo di alto livello, quindi perché è perfetto, è fatto per quello, non è il solito campo di un altro sport che viene adibito a questo, si vede la differenza. È facile fare l'angolo anche dagli spalti e non soltanto dagli soli. E invece una roba che ti volevo chiedere, allora, è ovvio che quando tu vendi un prodotto e setti le caratteristiche di un prodotto, in qualche maniera caratteristiche sono la qualità, il prezzo, come acquistarlo, dove comprarlo, definisci anche il tuo pubblico. Ora, il jiu-jitsu, che ho finito di dire adesso a uno sconosciuto che mi si è seduto di fianco, che secondo me è una roba fighissima, perché cioè veramente il jiu-jitsu lo posso fare io, può iniziare a farlo mia moglie a 40 dispari anni, può farlo Miguel. Oggi le accademie di jiu-jitsu sono votate a ospitare chiunque, non è più finta, scusi, non entra nessuno di sangue. Ma il prezzo di quello che riguarda avere una vita agonistica nel jiu-jitsu, secondo te a che cosa porterà? Cioè, il costo di partecipare ovviamente alto a questi eventi, e cos'è che determinerà in futuro? Ma c'è una grande disparità tra gli eventi nazionali e locali e quelli internazionali. Chiaramente è un filtro, come ce ne sono tanti, per fare in modo che chi si avvicina a queste gare lo faccia determinato e ben preparato. Chiaramente una cintura bianca che spende 150 euro di iscrizione, il viaggio in una Parigi e poi si vede uscire alla prima lotta perché perde. Il minimo che ti può capitare è bestemmiare. Esatto. Però è una coperta corta, nel senso che è stata una scelta fatta in un certo modo, e comunque bisogna ammettere che rispetto al 2004, dove c'erano 150 iscritti, ai 5.000 che ci sono oggi, c'è stata una crescita esponenziale. Il solo fatto che la Federazione Francese di Judo, che è una delle più forti al mondo, abbia messo a disposizione casa sua per ospitare un evento di questo tipo, fa ragionare. Quindi io penso che chiaramente più si sale di cintura, più diventa questo un gioco per ragazzi giovani che stanno investendo le loro energie come dei professionisti. Beh, io quello che vedo, che osservo e quello che penso sarà poi il futuro è che ci sarà una distinzione netta tra il jiu-jitsu vissuto in un'accademia, come potrebbero essercene mille in una grande città, e jiu-jitsu poi dei professionisti. Ma anche in campionato, ma ci deve essere anche in campionato, perché un ragazzo che si ritrova a lottare nei Master 2 e che fa il dentista e che ha preso la cintura nera a 34 anni, chiaramente deve spendere tanti soldi e magari si ritrova a lottare con un professionista che la cintura nera l'ha presa a 20 anni, ha vinto 2 titoli mondiali e che si fa la gara nei Master per diletto. Quindi la differenza è che se io prendo una cintura nera master di questo tipo, probabilmente avrà difficoltà anche con una cintura viola adulto, che invece si allena da quando ha 8 anni 2 volte al giorno. Sì. Quindi è molto importante che in futuro si crei una separazione tra chi effettivamente fa questo di mestiere, fa solo questo, e chi invece lo fa per diletto. Il problema è che così facendo si creano, magari con un regolamento un filino più permissivo, però io complessivamente sono problemi che è bello avere, perché c'è ovvio. Il problema è se ci fossero 200 iscritti, però nel momento in cui ce ne sono 5.000 uno può anche pensare di creare dei contenitori diversi per atleti diversi. Sicuramente il mondo delle lotte nei master è più vicino a quella che è la realtà di una palestra, però quando guardiamo i ragazzi che lottano nell'adulto,
chiaramente se vengono qui lottano contro i 10 più forti al mondo. Sono proprio degli alieni, anche le cinture blu, le cinture viole, insomma quelli che sono all'inizio del loro percorso agonistico hanno un livello di precisione, di condizionamento fisico, di tecnica che secondo me è inarrivabile per una persona che usa Jiu Jitsu sì, per stare bene, per divertirsi. No, ma io penso che tu vedi un grande incremento nelle bianche, nelle blu e nelle viole. Già nelle cinture marroni questo incremento di qualità è un filino minore perché si tratta già di persone che praticano da tanto tempo e c'è un assestamento su dei livelli molto alti. Però chiaramente un ragazzo che ha una cintura blu, che si allena 3-4 volte a settimana, può pensare di fare delle gare a livello locale, magari un open, però quando arriva in un torneo del Grand Slam panamericano, mondiale, brasilero e europeo, chiaramente vai a combattere contro gente che in mente c'ha di vincere il mondiale nelle nere e fare questo di mestiere. Magari dopo essersi fatto il nome in queste arene, perché è un campione mondiale BJJF, avere un biglietto da visita che magari gli permetta di andare a lavorare in un centro, sì, ma anche andare agonistica sponsorizzata, cioè. O Meregali, che ha sempre fatto questo, non è entrato nel circuito no-gi professionistico a pagamento prendendo quello che prende un signor nessuno, è entrato come un campione mondiale BJJF, quindi questo serve anche per poi cercare di entrare nel mondo di quello che sta nascendo, questo grappling professionistico, che comincia a pagare abbastanza bene. E posso dirti però una roba? Allora, prima faccio un inciso, perché noi stiamo registrando, sono 3 puntate per documentare un po' quello che succede in una trasferta come questa che dura una settimana. Noi abbiamo iniziato a fare Jiu Jitsu che ancora non c'era nemmeno il campionato europeo della BJJF e oggi siamo arrivati a un evento che dura una settimana, super organizzato. Faccio questa piccola parentesi e dopo ti faccio una domanda sul grappling e Jiu Jitsu. Allora, Federico Tisi è la persona che nella realtà ha iniziato a fare Jiu Jitsu in Italia, cioè il Jiu Jitsu in Italia nasce con Federico che aveva iniziato credo con Ivo Circa, poi ha iniziato, era un percorso completamente diverso da quello a cui sono abituate le persone oggi che guardano questa roba qua, che magari hanno fatto 3 mesi di Jiu Jitsu in una palestra dove già ci sono 10-15 cinture nere e sono atleti, insegnanti super capaci, certificati. Era proprio un processo di ricerca, non c'era niente. Quando Federico è iniziato a Roma, all'epoca viveva a Roma, sì. Ha fondato un'accademia di Jiu Jitsu che si chiama Tribe, che voi trovate online ed è fondamentalmente l'accademia di Jiu Jitsu che in Italia ha più sedi e ha lo storico più importante, credo sia nata nel 1999. Oggi Federico vive a Milano, fa lezioni nella sua palestra che è in centro a Milano, in una via Splendida, via Maiocchi, nella zona super residenziale, e a Milano ce ne sono diverse altre, cioè c'è anche Milani, ma ce ne sono diverse altre di palestre di Jiu Jitsu. Una cosa che io ci tengo a dire, il Jiu Jitsu è un prodotto veramente molto versatile. Le nostre accademie di Jiu Jitsu, nella migliore delle ipotesi, entrambi saremmo super felici di avere 200 iscritti. 200 iscritti di attivi che fanno Jiu Jitsu in quella sede sono comunque molto pochi rapportati agli abitanti di una città grande come Milano, che vive anche di un sacco di expat. Quindi ben vengano altre accademie di Jiu Jitsu, senza pensare che questo possa in qualche maniera inficiare il lavoro di un insegnante o dell'altro. Ma poi Milano è totalmente diversa da altre realtà italiane, perché venendo da Roma, dove per spostarti da un quartiere all'altro, se ci riesci, ci metti 2 ore in ora di punta. Io ho notato che Milano, quando ho cambiato l'accademia e sono passato in via Maiocchi da Lambrate, io ho perso moltissimi studenti perché per loro era proibitivo fare 20 minuti in macchina in più, perché erano solo 2 chilometri, però in linea d'aria, però di fatto cambia tutto. Quindi non è, i numeri sono diversi, cambia tutto. La realtà è che il jiu-jitsu è una parola che oggi usano tutti in modo legittimo, talvolta per indicare cose molto diverse tra loro. Oh, ed è qui che volevo arrivare. Ah, l'ultima cosa di questo inciso. Io ho iniziato in un momento
di poco successivo a quello di Federico. Federico, nonostante all'epoca vivesse a Roma, era ed è stato per me fino al 2008 un punto di riferimento, con cui abbiamo fatto un sacco di cose. Mi abbiamo fatto Italian Connection, che tante persone che iniziano oggi a fare giudizio, Antonia che riprende, non sa neanche che cos'è magari Italian Connection. Ma quelli che iniziano oggi non sanno nemmeno chi è Elio Gracie certe volte, figurati se sanno cos'è Italian Connection. Quindi erano proprio gli albori, l'inizio, le briciole del jiu-jitsu in Italia, in un periodo molto romantico, molto bello, che io ricordo con molto piacere. E Federico, il 27 gennaio del 2008, è stato l'insegnante che mi ha stretto in vita la cintura nera, il mio diploma di cintura nera è firmato da lui. Tra l'altro all'Europeo di jiu-jitsu di Lisbona, al campionato europeo di jiu-jitsu dove avevo vinto nel cinture marroni, e è un personaggio di riferimento assoluto per il jiu-jitsu, è il personaggio di riferimento assoluto nel jiu-jitsu italiano. Arriviamo alla fine, alla domanda. La domanda è questa: oggi come oggi tutte le attività vedono un'esposizione mediatica pazzesca, quindi deve essere tutto registrato bene, deve essere bello, il reel. Questo è anche il motivo per cui noi siamo qua a registrare delle semplici puntate di chiacchiere. Si vede tantissimo grappling a pagamento, Gordon Ryan il fenomeno moderno, ma quello che dico sempre io, ad esempio di Milanima, io faccio jiu-jitsu per me è col kimono, cioè la mia formazione è col kimono, questo ovviamente non è per screditare chi lo fa senza, però per me il jiu-jitsu è quella roba lì. Ora, che cosa pensi tu del jiu-jitsu? Ha una formazione filosofica che non ha niente a che vedere con la tecnica e che in qualche maniera vive di una separazione tra quel grappling che si vede oggi nei video di Use Number One. Guarda, io ti dico, io sono d'accordo con te, principalmente perché dipende da quello che interpreti, nel senso che l'atleta che inizia con l'intenzione di diventare un professionista può anche subito prendere quel tipo di strada lì. Io sono di una scuola che tu ben conosci, che ha una mentalità che è in linea con la tua, cioè si inizia col kimono e poi si può iniziare a praticare parallelamente sempre, perché il kimono è uno strumento che è un grande sgrassatore dal punto di vista tecnico, ti insegna a privilegiare la tecnica, il pensiero. E poi posso dirti, se lo dico sulla base, io faccio vi ho rotto il cazzo con mio figlio mille volte, Miguel, magari un giorno veniamo ad allenarci, certo, me lo porto appresso. Certo. Allora, io volevo che Miguel fa... intanto Miguel non può non fare il jiu-jitsu, cioè almeno la cintura blu la deve prendere. Sì, perché gli fa bene. Sì, poi dopo fa il cazzo che vuole, però almeno la cintura blu la deve prendere. Grazie a Dio a lui piace. Vabbè, cioè, è già lui, così. Lui si sveglia mattina e mi dice: papà, andiamo a fare il jiu-jitsu, andiamo a fare il jiu-jitsu. Secondo me il kimono ha proprio una funzione educativa pazzesca, di avere cura della propria uniforme, della propria divisa, di come ci si pone davanti all'altro. Il kimono rende il jiu-jitsu fattibile dalla persona non più giovanissima, dalla persona che non ha un buon rapporto col proprio corpo e che quindi si trova più a suo agio mettendosi un uniforme che presentandosi vestito come un circense di licra, magari esponendo un fisico di cui non va particolarmente orgoglioso. Il kimono richiama le filosofie alla base delle tutte le arti marziali orientali. Io, viaggiando spesso negli Stati Uniti, ho avuto modo di vedere i posti da cui sono usciti sia i vari Gordon Ryan e via dicendo, ma anche le nuove scuole che fanno solo no-gi. Proprio nel mio ultimo viaggio ho avuto modo di assistere ad una gara di grappling sub-only in una sede della 10th Planet di Long Island. E quando entri lì non respiri l'atmosfera di una scuola di arti marziali dove c'è un certo tipo di postura. Respiri l'atmosfera che si respira, per esempio, allo skate park, o dove tutti arrivano, vogliono fare il trick, sono tutti simpatici, ragazzi educatissimi, però manca quel qualcosa. Allora, hai detto una parola, il trick, che è una roba che io dico sempre quando faccio lezione. E dico: voi non siete qua per imparare una roba nuova da far vedere ai vostri amici, non è il vestito nuovo, la felpa di moda. Voi qui dovete imparare a combattere. Per intenderci, la spiego sempre coinvolgendo Miguel, che ha 5 anni, 6 anni ieri,
sale sulla materassina, io gli insegno le cadute, io gli insegno a proiettare facendo sottogari, baiana, chiudere la distanza, tenere la montata, prendere la schiena, fare armlock, uscire dalle posizioni di controllo. Poi avrà modo lui nel suo futuro di scegliere qual è il suo stile di jiu-jitsu. Ma jiu-jitsu è quella roba là. Il jiu-jitsu secondo me deve imparare da lì. La grande differenza nei prossimi 5-10 anni saranno nelle scuole che praticano jiu-jitsu e via dicendo. Ci sarà un divario tra le scuole che avranno un'impostazione esclusivamente voltata a questo e quelle invece che proporranno il jiu-jitsu in una chiave più in linea con quello che stai dicendo tu, quindi un recupero della difesa personale, un recupero di un certo tipo di marzialità che per una persona che pratica per il proprio benessere e per la propria quotidianità più che per il vincere un campionato sono cose estremamente importanti. Io personalmente faccio un jiu-jitsu che che trovo sia giusto fare e che mi permetta di aiutare di più le persone. E chiaramente dare un'impostazione di un certo tipo secondo me è importante e fa bene alle persone, specialmente in una città così differente dalle altre come Milano, dove le persone sono estremamente stressate. Un'altra cosa che bisogna dire, perché poi chi inizia, magari i ragazzi più giovani che iniziano sono rapiti da questa roba qua. Prova a inquadrare. Super campioni, Fabrizio Andrei che fa sta roba con la gamba, il kimono di sciogliolo, tutte queste cacate inimmaginabili. Ma solo il 2-3% dei praticanti arriva qui almeno per una volta. Quindi vuol dire che di tutti i praticanti nel mondo su 100, 2-3 hanno fatto almeno una volta un campionato miserrimo di merda di jiu-jitsu. Il problema è che finché i media propongono come unica immagine del jiu-jitsu il jiu-jitsu sportivo, chiaramente si crea un divario tra la comunità di chi lo pratica in palestra, che è enorme, che non trova un riferimento qui, perché questi rispetto alla persona media che si allena in palestra sono degli alieni. Quindi cosa succede? Che si crea una separazione. Io dico sempre ai miei ragazzi, guardate le gare, ma consideratele come qualcosa che fanno persone che si allenano tantissimo e che hanno un obiettivo diverso dal vostro. Cioè, per vedere un pilota di Formula 1 per prendere la patente. Esatto, cioè, è totalmente sbagliato. E quello che gli dico è che la competizione, dal mio punto di vista, specialmente oggi, è una palestra della propria emotività. È una prova, tu ti metti alla prova per vedere come la tua tecnica rende in un contesto di forte stress psicofisico. E questa esperienza così intensa, ripetuta nel tempo, dovrebbe darti la capacità di fare quello che fai in palestra, ma in un contesto più stressante. E questa abilità di controllo emotivo poi ti serve nella vita. Io gliela pongo così. E così i ragazzi affrontano le gare con meno pressione, con meno ansia da prestazione, la vivono bene quelli che lo vogliono fare e quelli che lo vogliono fare non si sentono assolutamente praticanti di serie B rispetto a chi lo fa. Quindi quella è l'idea. Ti dico? Adesso quando torno a Milano mi metto d'accordo con Miguel, lo vado a prendere un giorno a scuola e veniamo a trovarti in palestra. Mi fa super piacere. Ciao Andrea. Vado ciao, giù Fede. Che c'ho Nico. Vai. Ciao. Ci senti? Vieni Anto, vieni giù. Siamo nel posto giusto. Perché quando inizi a sentire l'odore del cesso è perché stai arrivando vicino. Ce la fai a scendere le scale? Sì. Andiamo giù alla. Merci, my friend. E con questo. Just black belt and competitors are going downstairs. Yes, we're going down. Black belt and competitors. Ah, ok, allora riprendo io, Anto. Arrivo subito, eh. Allora, qua è un po' un problema perché sentirete soltanto la voce perché Anto non l'hanno fatto entrare. Non so per quale ragione, io siccome sono uno zanza volevo entrare anche con lei, ma lei non l'hanno fatto entrare.
e andiamo verso l'area di riscaldamento. Qui è dove tutti gli atleti, allora in tutti i campionati europei di Jiu-Jitsu c'è un'area di riscaldamento dove gli atleti si trovano e si riscaldano prima del campionato. Di solito è un posto, lo state vedendo, molto molto poco salubre. Vedete che è un inferno, ok? La gente ovviamente non viene fatto un cazzo, mi passano davanti, però vabbè. Allora ragazzi, quella che vedete lì col kimono blu è Anna Rodriguez, che per me oggi è una delle lottatrici più forti in assoluto. E ho appena finito di parlarle, non ho registrato niente perché Antonia purtroppo è rimasta fuori, ma dopo magari pranziamo insieme e mangiamo qualcosa insieme, vediamo, dai. Come on, come on, come on.
indossato la maglia senza togliere la felpa. Questo direi che è il pezzo più emozionante di oggi. Della giornata. Sì, Antonia che fa questa roba tipo circense di mettersi la maglia senza togliersi senza la felpa. E voilà! Tipo adesso... Anto, potresti fare una recap della giornata di oggi? Allora, giornata di oggi abbiamo... Sveglia intanto alle 8. Morbido. Sereni, tranquilli. Doccia, colazione al volo e poi al palazzetto, che è qua dietro di noi, ora siamo nella hall dell'hotel. Cioè quello che si vede lì è il palazzetto in pratica. Torniamo su Antonio. E siamo venuti qua con delle tempistiche sbagliate, un po' vergognose secondo me. E ci siamo persi la prima lotta di Anto perché eravamo in metro, quindi vabbè, lo avete visto nel filmato precedente, eravamo in metro, il maestro l'ha guardata tramite videochiamata, immagino, e che ha perso, purtroppo. Era poi amico. Poi, guarda che ce la sta facendo, mentre parlo poi. Minchia, una roba tipo di escapologia alla Houdini. Tac, basta, fine. E... dopo è stato il turno di Matte che ha vinto la prima lotta, ma tra la prima e la seconda lotta c'è stata una tempistica tipo un'era geologica è passata nel mentre. E, ha perso la seconda lotta contro un signore che sembrava uscito dal Trono di Spade. Col codino, tipo un vichingo, una cosa tipo del genere. Un cavallo genere. Era. Sì, un cavallo da corsa. E finita la seconda lotta di Matte, nel frattempo l'intermezzo è stata la lotta del Drugo, anche lui purtroppo è uscito alla prima lotta per un vantaggio, per cioè, un vantaggio è la roba che mi fa rimasto chiuso in sta guardia dalla quale non riusciva a uscire, direi anche perso. di merda per un vantaggio e niente, fine di questa giornata alle 3.52, le nostre 6 ore, le nostre 6 ore nel palazzetto ce le siamo fatte tutte e andiamo al caffè La Perla a berci 40-50 birre, poi non ce la facciamo più. Ottima idea. Eccoci. Stai già registrando? Sì. Allora, dopo vieni Anto. Bene, adesso che siamo a fuoco tutte e due, lo diciamo, siamo finiti. Sì, ci siamo. Siamo in un posto totalmente a caso. Che non sapeva, cioè non sappiamo dove cazzo siamo finiti, però avevamo una fame che secondo me se stavamo ancora in giro. Allora, prima siamo andati alla Perle, che è la nostra tana, ma la cucina era chiusa e ci siamo, almeno io mi sono fatto la birra. E adesso mentre tornavamo a casa siamo arrivati in sto ristorante di cui non vi diamo l'indirizzo perché non sappiamo niente, quindi facciamo noi da cavi e poi vi diciamo. Cosa ti prendi Anto? Allora, non so se prendere una Cesar di nuovo o se quella della Perla era buona, secondo me te la rischi di nuovo, eh. È per quello che voglio prenderla, perché voglio farmi male. So già che tutto scritto in francese, quindi per me è... Mm-hmm.
Vabbè, una sesata, dai, basta, non c'è la cazzo. Io questo. Sesata. Cos'è? Con il formaggio di capra, basilico, non lo so, un po' strana. Qua c'è la Nordic. Ma perché tu sei a fuoco? Cioè io sono a fuoco e tu sei fuori fuoco? Si alterna un po', tipo chi viene davanti viene messo a fuoco. No. Buongiorno. Buongiorno, sei pronto? Yes. So, è una... La sisà? Sarà sisà, sì. Per me la chèvre chaude. Chèvre chaude. Merci. And to drink? No water. Just water. Thank you so much. Vediamo cosa ci portano, che intruglio ci portano qua. Vediamo. Di qua può venire fuori. Cioè noi siamo passati dalle indicazioni gourmand a entrare nel primo posto che abbiamo trovato aperto per mangiare. Vediamo. Cioè, abbiamo la porta che è fatta con le cassette della verdura. Vabbè. Prendi fiori neri, ma so già che finirò mezzo ubriaco e me ne dimentico o al bar o li chiudo dentro la metropolitana. Cioè non era un dubbio, era vabbè, il punto di domanda, l'incognita sul futuro era di convivere con Antonia per una settimana, però è andata bene, direi da 10. Ordinati, precisi, coordinati. Poi io sto andando, no, di qua dobbiamo andare per andare alla Perla. Sai che credo di sì, ma verificherei. Allora, mica ce l'ho tra le indicazioni proprio. È tutto dritto di qua. Vedi che ormai mi muovo come uno della zona. Proprio. Domani mi prendo questo a Miguel. Oh, domani lo porto. Ah, aspetta che c'è un altro bebè. Domani lo porto al circo qui a Parigi, non tanto distante, cioè ai limiti del Marais, che è il quartiere dove stiamo noi. C'è questo circo che è il circo più antico del mondo, 1852, e lo porto a vedere questo spettacolo di trapezisti. Poi ho preso anche questi fiori per Neve. Niente di 5 euro, cioè testimone Antonia, 5 euro, però il pensiero è quello che conta. Ecco, allora apro in autonomia questa parentesi Campari alla Perla perché mi fa troppo ridere. Beh, tra l'altro c'è da menù, cioè nel menù della Perla, io oggi a pranzo, che erano le 5 del pomeriggio, ho letto Campari, quindi abbiamo ordinato, quando siamo venuti qua a bere una cosa, e ho ordinato un Campari, io e il maestro abbiamo ordinato un Campari, è arrivato un Campari liscio, liscio, per la rubrica non sapevo che il Campari si potesse bere da solo. E quindi niente, ho ordinato un Campari quando sono stata a Roma, tipo 2 settimane fa, e è andata male. Ho ordinato un Campari a Parigi, è andata peggio, malissimo. Però noi lo beviamo lo stesso. Lo faceva cagare, tipo abbiamo ordinato sto Campari. Era tipo prima della laurea della nostra amica. E andiamo lì, io e questi 2 miei amici, loro ordinano 2 gin tonic, gli faccio fatemi fare uno spritz Campari. Questo qua, quando tipo gli hanno chiesto lo spritz Campari, sai, tipo sguardo vuoto, occhio vitreo, non sapeva come si facesse uno spritz Campari, quindi ha iniziato tipo a mettere le cose, poi l'ha guardato un po', ha guardato che colore aveva, non gli sembrava troppo giusto, ha aggiunto ancora un po' di Campari ed era una cosa tipo
lascia il controllo dei piatti. Però era più bevibile di questo, perché questo è Campari liscio. Vanno nei club alla fine della serata, tutti e riabilità mescolano tutto insieme, ti danno un pezzo di quello per un peso, quindi spiegano tra loro. No. Ma lo fanno per, cioè, qual è? Smaltire anche, per venderti anche in mezzo agli scarti degli altri. Mamma mia, tipo pensavo punizione divina, cioè una roba del genere, tipo... La vita ci prepara. Tanto gli ubriachi sono... Vabbè, sì, se sei ubriaco marcio bevi tutto. Mamma mia, che schifo. Magari qualche alcol in cui ci hanno pure messo tipo la droga dentro, quindi tipo pure la droga. Sì, infatti c'è dentro, capito? C'è un mix di droga e alcol mortale. E niente. È il tipico timido, devi bippa tutto là. Ma mica fa la violenza, le robe, le cose, poi dopo 30 secondi. Acciappa. Beh, gli ho messo la manata in bocca. No, la manata in bocca, perché c'è stato un momento che volevo fare la presa sul bavero dalla bocca. Ho preso per la bocca, l'ho preso sul bocca. Hai sbagliato il soldi. Comunque sai che quella roba. Madonna. Minchia il Campari secco così. cioè, se bevevo minchia il Vernel ero uguale. Un po' impastato. Mamma mia. Guarda che un paio di sere io e Antonio siamo usciti, io siamo tornati che eravamo a pezzi. Quanto dura più o meno un incontro di 5? I nostri 5 minuti. 5-6 minuti, dai 5 ai 10 minuti comunque. Comunque i giovani 10 minuti. 10 minuti sono infinità comunque. Sono tanti, però è anche tanto tempo per poter pianificare. La strategia di gara cambia completamente. Io sono ignorante completamente. Ho visto qualcosa, ma... Qual è il tuo pezzo forte in cucina? Dipende. Lui è un cuoco bravo. Quello che ti senti proprio sotto. Lui è un cuoco bravo, quindi... Adesso sto lavorando con... Un'altra cosa. Perché... A me va così, tipo mi va a periodi, magari mi fisso su un ingrediente, una roba sola e solo su quello. E vado, tipo io per anni ho odiato il coriandolo, l'ho odiato. Non la so stessa di... cosa, poi sono stato in Thailandia, ho mangiato nei mercati. E poi invece da mia suocera, la suocera abita nel nord-est del Brasile, okay. E loro fanno tipo... In Brasile c'è questo caldo che è tipo come se fosse un a metà tra una zuppa e un brodo e lo guarniscono sopra col coriandolo fresco, con un po' di coriandolo fresco. Beh, sono zuppe caldissime, piccanti, che loro bevono d'inverno. Porca troia, ho iniziato e ho detto no, questo ci sta, questo è perfetto qua. Quello fresco, i semini tritati e quindi sono partito col coriandolo. Adesso il mio focus è coriandolo, tutte le ricette col coriandolo, le robe dal... E quindi vado a... la fissa di adesso qual è la tua? Secondo me noi non siamo abituati a mangiare il coriandolo. No. Cioè, se metti il coriandolo su un'insalata di polpo non ti dà la stessa cosa del prezzemolo, per dire. Non abbiamo, secondo me, dei piatti dove dà la stessa freschezza di, come le zuppe vietnamite, dei piatti. Ragazzi, io faccio una zuppa sui gamberi piccante e il latte di cocco e roba così. Fai style? Col no, è una roba tipo col coriandolo, il lime, è una roba che, capito, è perfetto. Se lo togli hai tolto metà della... Bravissimo. Sai cosa faccio io quando faccio il lecce di tigre? Siccome mi piace lasciarlo rosa, metto in infusione i gambi per non avere quella roba di semi incolore, voglio lasciarlo proprio rosa, rosa perfetto. Brodo freddo. Sì, metto in infusione il gambo del coriandolo. Poi se ti piace, ci sono chef
brasiliano, Alex Atala. Alex Atala, fa pure jiu-jitsu. Sono stato a mangiare da lui. Bravo. Ambasciatore della cucina brasiliana amazzonica. No, pure io lo seguivo, ho visto una serie su Netflix di cucina e ci stava delle puntate con Alex Atala. Sai che lui ha fatto? Lo stavo dicendo ad Antonio, adesso non mi ricordo qual è la manifestazione. Però lui ha presentato, vanno tutti questi chef e fanno delle lezioni tipo monografiche ad altri chef del loro calibro, e lui ne ha fatte due, una sull'acqua, su come l'acqua, tipo lavare un ortaggio con un tipo di acqua o un altro può cambiare il sapore. Infatti lui nella cucina di... lui ha due locali, uno si chiama Dom, e l'altro è Dom a San Paolo. Il Dom a San Paolo. Perché lui ha iniziato a lavorare in cucina a Milano. Sì, ha fatto un tour in Europa. Allora lui, quando è arrivato, lui è arrivato in Italia, che era sì, punk, mezzo tossico, e così, e ha iniziato a lavorare in cucina. Sì, ha iniziato a lavorare in cucina e vabbè, a Milano, e l'ha chiamato Dom per quello. E poi un altro ne ha, Dalva Editto, che fa proprio cucina brasiliana, sai, la classica marmita brasiliana, riso, i fagioli, la feijoada, tutte queste robe qua, quindi cucina tipica brasiliana, però perfetta. Cioè, io ho visto un paio di volte quella ricetta che fa, che sembra tipo pure questa patata che si allunga, non so come si chiama, la manioca. È una radice? Sì, sì, in Africa la chiamano il manioc, poi lo chiamano il manioc, ci fanno il saga saga, sì. Bravissimo. Deve piacere, è molto... È come tipo la farina di riso che ti resta gommosa in bocca, sì, no? Sì. Noi facciamo un piatto vegano con una specie di gnocco, questa farina di riso e acqua. Devi avere per forza piatti vegani, piatti vegetariani, delle salse, piatti gay friendly, se no non è come in Italia, cioè quello di mangiare insalata sta carburando, ci siamo, però. Partenza lenta, ma ci siamo. Tu stai registrando tutto, vero? Partenza lenta, ma ci siamo. Bravo Drugo. Ma ormai non puoi non farlo, adesso, a parte gli scherzi. Non puoi non farlo. Qualsiasi posto, anche il più bello, deve avere qualcosa. Vabbè, ma il vegano comunque ormai si sa che comunque tira. Certo. Ma tu hai capito i ristoranti vegani quanto cazzo? Ti costa più mangiare vegano che mangiarti una fiorentina? Ah, sicuro? Sì. Minchia. Ma quando mangi qualcosa di vegano, pure un dolce, ci manca sempre qualcosa, c'è sempre quell'impressione, perché poi se ci metti la i dolci sì, i dolci io non riesco a mangiarli, comincio a sentire che non c'è il burro, e non c'è lo zucchero, e non c'è, non c'è niente. Però ragazzi, io ho fatto 10 giorni, lo diceva D'Antonio, a mangiare solo frutta e verdura cruda. Allora, quando eri andato in Brasile... Ho fatto qua a Milano un paio di mesi fa. Ah, ok. Era così cambia. Beh, ma proprio... ogni tanto ci vuole un po' di detox, ok. Però. Ma l'hai fatto veramente... per quello, per fare un po' di. Intanto mi prendo anche a me le. La paleo, tipo una paleo. È venuta una ragazza in palestra, si chiama Elisa. E lei è crudista, cioè mangia quindi solo frutta e verdura cruda. Ha tirato talmente scemo, ho detto no, adesso devo provare. Oh, lo mangio tutto, un po' tutto. Ho fatto 10 giorni solo frutta e verdura cruda. Quando ho fame mangio però solo frutta. Quindi avevo in palestra tipo banane, mele, tutto. E comunque mi viene la fame. Sai che stavo da Dio come non mi sono mai sentito prima. Indubbiamente. Giuro, Giuro. Però all'inizio, il primo mese secondo me deve essere una botta, perché io non ho mangiato carne per 3 anni e mezzo, mangiavo solo pesci ogni tanto. E il contatto proprio con la carne, col sangue, l'odore, dopo 3 anni e mezzo ci piaceva un po'. Poi ho fatto una scuola di cucina in Italia che era veramente improntata su carne, piccione, cose, ciao. Ho iniziato ad avere dolori allo stomaco, reflusso, vabbè, non so raccontare, però sarà tosta. 3 anni e mezzo senza carne. Ma adesso non è
posso fare. Ma il corpo poi non produce più gli enzimi che ti servono per... Ma proprio l'odore, pure quando affettavo tipo il culatello, queste cazzate qui, ti dava fastidio. Comunque io non mi sono mai sentito così bene come quando ho fatto quei 10 giorni, mai. Mi sentivo perfetto, cioè tipo l'addome, sai quando tipo la sera, man mano riduci il cibo la sera e ti svegli al mattino che sei proprio asciutto, ti senti uguale, però tutto il giorno, super performante, stavo bene a livello digestivo, non avevo problemi. Perfetto. È solo che bisogna viaggiare sempre con... devi portarti sempre dietro da mangiare. Devi portarti dietro... Come siamo arrivati a portarci dietro i Glavis con... le pasticce. Beh, crociate quelle. No, se... non ho... Come? Oh! Non ho capito. Trilussa, poeta di Alitale. C'è Cascina che c'ha la toppa sul kimono Brufen 500. Ce ne abbiamo due, io e lui. Sì, ma perché un po' di mesi fa ho cominciato a passarli. Sai chi mi li dà? Mia sorella. Che mia sorella c'è una farmacia in via d'Abruzzi che glieli... Teoricamente ci vuole la ricetta. Sì. Lei dice che glieli dà così, no? E quindi in studio, in galleria, cioè, è pieno di Brufen 600. Brufen, io a manciate li prendevo. Come le caramelle. E poi li davo a Cascina. Ma io ho certi periodi con gli antinfiammatori, come le caramelle. Sai che ancora sto pensando alla tua lotta? Che hai fatto con questo, con i capelli, che per 5 minuti ti ha preso schiaffi le mani, ti tirava, faceva delle robe... Me l'ero quasi dimenticato, adesso ci sono. Minchia. No, ci ho pensato, l'ho rivista anche. Vabbè. Peronini sotto che si nascondeva come Miguel quando ha paura, che c'è un infinitore. Sì, perché cercavo di andare sotto, ma ha dato una ginocchiata in faccia a un certo punto. Certo, lui perché sta, lui voleva fare... Non lo sapeva nemmeno lui cosa stava facendo. No, esatto, anche vibrava, sembrava che stava ballando in un lì che tremava tutto. Comunque non l'ho trovato io, me l'ha consigliato Piranha. Un antinfiammatorio specifico per le articolazioni che è una bomba. Algix. Ma Io so Feldene. Ah, no, ma ci vuole sotto ricetta medica pure. Ah. Bella botta. Ovviamente tu avevi la ricetta medica. Sì, come ogni volta che vado in farmacia fa, ma la ricetta medica faccio, guarda, me l'ha prescritto il dottore. Te la porto. Ah, vabbè. Drugo, te la faccia. E gli ho detto l'ultima volta. Posso assicurare. Però ti rimette in piedi, guarda, ti rimette in piedi proprio. Sono andato a prendere l'Algix e lo prendi per 3-4 giorni. Ma ci vuole la ricetta. E io sono riuscito a rispondere, a me l'ha detto lo stesso. Non lo sapevo, no, che non era una risposta, però lei mi fa, me lo stavo ogni volta c'ho dei problemi, a 3-4 giorni ti rimetti a guardare il capello. Ma che scarsa a livello fisico, è un po' come l'Aulin, e te lo prendi di cura... No, non è come l'Aulin, no, poi sopra ci puoi bere, ci puoi fare tutto. Fondamentale quello. Quella è una delle note che... per cui dal Brufen no, quella è Agix sì. Si può bere, sì. Passeremo allo psicodone. L'hai vista? Trovò quello, cioè. L'hai vista la serie sull'assicodone? Sì. Visto che guardi le serie. L'hai vista? Bella quella canzone. La trovò lo psicodone, ci manca. Oxycontin 1000. Poi ti prescrivono tutto. C'è un dolore, che ne so, alla schiena, pur di non darti giorni senza. Sei tu? Sì. Sono roba a base di oppiacei, cose che ti danno dopo... Quindi, tu prendi, manda verso l'Italia. Cazzo. Tipo che adesso c'è un dolore alla schiena, ho letto le controindicazioni, cioè il libretto, cioè il foglietto. Ma quelli non li devi leggere, perché se vai a leggere, sì. Se vai a leggere il bigino del Feldene, ma tipo, ti spari un colpo in testa. Delle cose che ti danno dopo le operazioni, sai. Il Contramal? No, come si chiama il... qualcosa di forte, il Contramal è un oppiaceo, lo danno dopo le operazioni chirurgiche. Ma va, Contramal ce lo fai in Italia? Sì. Per dar fastidio allo stomaco. No, vorrei solo per una frazione di secondo interrompere questo discorso per passarvi i messaggi che mi scrive Nede. Arrivo ovviamente in stazione, quindi è una stazione. Perché arrivi
c'è una porta da cui entrano e escono le persone. Dove ti trovo? Poca batteria e non funziona il caricabatterie del treno. Allora, sul TGV non c'è una spina che funziona. Ce ne sono quattro per sedile, porca di una puttana. C'è anche la lampada. Sì. Vorrei sapere esattamente... Ho chiesto. È una stazione, vabbè, ci troveremo, non so dove ci troveremo. Incontro Malamela aveva... Lo trovava mia sorella per tatuarsi e l'avevo usato anche io un paio di volte per tatuarmi. Il dolore è strano perché il dolore lo senti. Perché la lidocaina? No, a gocce. No, a contramal. Cos'è che è la? La lidocaina. Sai cosa ho capito io, avendo il drugo di fianco? L'addio. Caina. Che sarebbe un nome della Madonna, tra l'altro. Ho detto. Sarebbe un marchio. La Madonna Caina. Ma in Italia non è manco legale la lidocaina. Ah, non lidocaina pura, no? No, i giapponesi la usano, però sì, è un anestetico. Beh, la crema quella per i tatuaggi. Fatto che in Italia non sia legale. È altra per cento di lidocaina, pochissimo. Non credo comunque sia un deterrente per te il fatto che non sia legale. Lo sai che la legalità si muove su una sottile linea grigia. La nostra palestra. A Milano. Grazie. Prego, ciao. Comunque ragazzi, ma voi vi ha mai fermato qualcuno per chiedervi cosa c'è scritto sulle felpe? No, a me qua, da quando c'ho la felpe... Sì. A me in discoteca Ibiza. Sì. Come stavano là? Quello è un altro motivo, non è per la felpa. Volavano Narnia. Andiamo ad attaccare su. Era ancora prima. Ma era la scritta Milanimal che non capiva. Comunque la crema ti rallenta la cicatrizzazione. Ok. Io mi sono fatto la rosa, questa qui, cioè una volta usato la crema per farmi le linee sul petto e non ho sentito niente. Poi scoppia il dolore Infatti, si piange. Per quello che... Io quando sua sorella mi ha fatto la schiena. Ma tu l'hai finita con la schiena? Ma no, ho la zampa, ho tutto colorato tranne la zampa. Che posso vedere? Sì. Oh, tipo la zampa che mi sale qua sul culo che sono le linee avevo gli occhi che già c'erano fuori di mio, ce li avevo tipo un centimetro più in fuori dal dolore, ero così. Quella sarà impegnativa. No, una roba. Sulla lombare è terribile, io pure sulla lombare quando ero fatto io la anche per la schiena, per la schiena avevo preso il contro, ma non mi ricordo. Culo proprio, insomma. Mi ero sdraiato. La zampa di drago proprio su una natica. Mi ha fatto le linee come se mi avessero dato tipo una coltellata, uguale. Invece ci ha messo più tempo a cicatrizzare con la crema. Quello dipende dai punti dove lo fai. Però me qua ci ha messo un sacco di tempo a cicatrizzare, ma tipo 4-5 mesi. Non è per forza detto che sia la crema, però... Comunque è sempre una cosa chimica che... Sì, quello sicuramente. Però non senti niente. Quello qui... Il chimico dice. Cioè di tutto. Il problema è come dici tu, che da due ore magari non senti niente e poi di colpo esplode il dolore, stai malissimo. Sì. Minchia però un po'. Porca troia. Dipende, sì, va variato. No, quello infatti io la crema. Posso? Da allora la crema non la uso più. L'ideale una sarebbe fare tipo di un'ora. Sì. Il problema è che in proporzione poi spegni una fucilata, però sì. Però. Io adesso ragazzi. No, io non ho più resistenza, io sono un'ora e mezzo dopo inizio a piangere. Noi la siamo vecchiaia. Sì, anche. IMS. No, ma secondo me più ti tatui e più ti fa male. Più senti dolore. Sì. E più ti fa male. Ma più sei stufo di soffrire. Invece di merda tu non c'hai tatuaggi, Tu sei virginello come mamma t'ha fatto. Che funziona qui. Solo il culo c'hai il bello. Perché quelli sono spray che vanno messi sulla pelle aperta, che già mentre ti stanno tatuando, quindi sì, un po' toglie, ma stai già soffrendo. Ma ragazzi, ma io ho fatto
la scritta qua così, che è zero, capito? Però è a goffine. Minchia, l'ho sentito, ho detto, ma che cazzo è? Ma qua non... Io quando Robby mi aveva fatto la scritta qua non ho sentito niente. La goffine sembra che ti sta tagliando. Sì, sembra sì. Che sta incidendo, che sta tagliando. È... Secondo me pure sulla mano. Sulla sì. Mano è ma sul palmo? Sì, 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 sì. Il palmo della mano dicono che sia dolorosissimo. Come un taglierino. Infatti volevo fare. Avevo trovato un tatuaggio di tutto, tutto tipo squame. Ti ricordi? Ti ricordi che te l'avevo mandato la foto, che mi avevi detto figo? Infatti lo volevo fare anche io, mia sorella. No, mi sento mia sorella cominciare a dirmi no, pare che fa male e poi non rimane un cazzo, perché la pelle della mano sì, continua a cambiare. Fai, cambia la pelle, quindi alla fine non ti rimane. Guarda questo. Questa era una spada laser fatta col hand pocket. Ma solo col lago, sì, sì. No? Ma è così dal giorno dopo, non è che è così dopo 10 sì, anni. No, ma le mani si rovinano parecchio. Le mani. Poi l'otto. Ancora ancora sopra, ancora ancora sopra. Che tatuaggio gli faresti a Di Lernia? Di Lernia, un cazzo qua. Questa l'ha presa! Con le gocce. Vedi domani che devi fare. Sei? Oppure sai cosa? Una bella scritta sulla schiena. Fai Parigi, Torino e Torino. C'è il culo chiacchierato. Domani alle 6. Preparava lì già stasera, tutto impacchettato, non fa rumore domani mattina. Non pare rumore. Inizia a rompere i coglioni come stanotte, guarda. Minchia, ma io e Antonia andiamo a letto. Figa, sembriamo imbalsamati. Tipo così. Ma questo sta. Dritti come dei siluri. Sai tipo quelli che sparavano nella seconda guerra mondiale? Dritti. L'altra sera. Ti svegli 8 ore dopo la mattina. Sì, sì, sereni, tuc. Vuol dire, l'altra sera sono andato a letto che cioè lei è andata prima, io ero lì al computer, poi avevo minchia, non sentivo più le gambe, capito? Ero sdraiato, che avevo le gambe intorpidite. Camminare tutto il giorno. Minchia, vado di là, era tipo avvolta, sembrava Cocoon, in un bozzolo, tipo tutta volta così. Camminare tutto il giorno è stancante. Minchia ragazzi, ma poi. Allora io non so voi, ma io ho spaccato, mi fanno male le dita, invecchiando mi fanno male le dita delle mani e dei piedi, cioè la mobilità delle mie dita è proprio come per le mobile, mi restano così le mani, cioè guarda, oh non si chiude, no, i piedi pure a me, eh sì, cioè. Anche a me ultimamente le mani, cioè. Le mani, poi il freddo, i piedi. Nei piedi, calcolando che sto 8 mesi all'anno in infradito, le piante dei piedi. Come gli hobbit. Sì, davvero, no, guarda, quando, beh, io sì solo con le quando mi metto le scarpe. Io non metto le scarpe. Io non metto più le scarpe. Io non metto più le scarpe, basta, finite le scarpe. Guarda, io a maggio c'ho un matrimonio. Mi verrà da ridere quando mi devo rimettere scarpe classiche di suola. Ti vuoi che ti dia un consiglio? No, ti metti le scarpe classiche e ti dilani di alcol. Quello guarda, quel matrimonio sarà un disastro. Il matrimonio sarà proprio. Hai detto da morti e feriti? Morti e feriti, sì sì, no, sarà un disastro. Cioè. Matrimonio di Ilaria Giampas, Aprea. Ah, si scorda. 21 maggio. Di Mario e Greta. No, là non sono invitato, meno male. Che tre cure, ma detto, c'ho tipo 3-4 sì, sì. Matrimoni a maggio, e poi devi fare. No, no, che cazzo è che hai da Caracas? Caracas. Minchia. Guarda, mestre, sto matrimonio dove devo andare, eh? La ragazza è di origine napoletana. Bogotà, è così. Mestre, matrimonio con 240 invitati. No. No. Esagerazione. Sì, Madonna, 240 invitati. Tu non hai idea di quello che ci sta con tutta la famiglia napoletana di lei. Infatti già mi hanno detto, mi raccomando, c'è la mia famiglia napoletana. Tigers. Tigers. Che poi è una certa. Oh, la so. 240 io la so. Io la so dei Tigers. Che non sono mai venuta a Gaeta. Da raccontata Marchino. Di taglio, ogni tanto mandate perché
Sai che ogni tanto vado a pranzo con l'avvocato della società e andiamo a mangiare la pizza di fronte al tribunale. Entri, è l'unica pizzeria che c'è a fianco a poche auto, cioè tutti sei locali mainstream però carini. Poi minchia, c'è sta pizzeria di napoletani dove tipo alla cassa c'è lei, 50 anni, vestita come un confetto, con la rosa tatuata sul seno, tipo seno tipo mezzo di fuori, no? Poi le tavolate, perché di fronte c'è il tribunale, quindi sono tutti parenti di quelli che vengono ai processi. Quindi tavolo così, che ci stanno due persone male, la famiglia intorno, senti che parlano, Eva! Minchia, occhiali d'oro, montature d'oro, lenti fume, bello sarà quando è tutto il Vesuvio. Noi da Gaeta ce l'abbiamo davanti proprio. Ah. Ti godi lo spettacolo proprio. Cato, ci mettiamo sul lungomare. Lungomare ad applaudire, la vecchia, ad applaudire. Con le sediolie e ce lo guardiamo tutti. Noi è arrivato le ceneri, chi cazzo se ne fotte? Quelli le attappano. Le ceneri dei napoletani, cioè sono i napoletani. Guarda che l'ultima eruzione della falda dei Campi Flegrei è stata quella a causa dell'ultima era glaciale al mondo. Pensa se finisce il mondo, pensa se come mai? Il problema non è il Vesuvio. Il problema là non è il Vesuvio. Trovano. Il problema se è rutta Pozzuoli. Là hai finito. Aspetta, hai finito proprio. Tra 50.000 anni, hai capito, ci sono dei minchia, quelli con sei occhi che guardano dentro e trovano il drugo mummificato sulla sdraio e guarda al mare. Ma qui una volta c'era il mare, trovano il drugo col bomber d'inverno. Con la Guinness. Ma cos'è questa? Prendere la bottiglia. Cosa tenevano in queste bottiglie? È vetro. Professore, è vetro. Ma è birra? Ah sì, una volta bevevano la birra nel vetro. Però il problema non è il Vesuvio, la mo battuta a parte, il problema se scoppiano i soffatari là. Quello è un disastro. Birra glaciale. Si estinguono tutti. L'ultima era glaciale è stata causata da quell'eruzione. Hanno trovato le ceneri fino in Russia, in Siberia c'erano ceneri dei Campi Flegrei che hanno, perché per i venti e tutto quanto. Guarda, è stata una tragedia. Stava la serie su Sky che raccontava un documentario. Sì, che te l'ha raccontata quanto. Poi ovviamente tutto registrato, bisogna tenere tutto. Ovvio che bisogna tenere tutto. Come le Madonne. Oggi sei il commento tecnico, sentivi quel Caio Terra che parla con l'altro, no? Il piede destro devi fare la presa, hai capito? Non così. Poi a un certo punto stacco, si sente il drugo, mannaggia. È partito boom boom boom, si è aperto il cielo. Dal nulla, da quando ha finito di lottare alla prima bestemmia non ha parlato per 20 minuti, muto, poi ha aperto un po'. Cabroia. Figa. La rosicata oggi, guarda. Ma io ripeto, è bello vincere, ma perdere... Non è il massimo. Ma ragazzi, quello che ha fatto la finale con l'Abate... Neanche Colabate, quello che ha fatto la finale con Colabate, il brasiliano dell'Allianz di San Paolo. Ho visto la lotta, era finalizzato. Era forte, sì, che ha sventrato tutti fino alla finale ovviamente con Colabate. Gli ha rotto ha chiuso il triangolo a uno, gli ha attaccato americana da dentro il triangolo. Tipo ha preso il braccio, chiuso il triangolo, questo stava già mezzo gli ha preso il braccio e gli ha dato una cannonata. Alzano la mano, di là vuoto, non c'è nessuno, ma sul cartonato ce l'avranno portato via. Avranno fatto come tipo in il film quello con Van Damme, l'hanno messo sulla barella, l'hanno lasciato fuori dietro però. Cioè Formula 1 boxer. Cioè Formula 1, l'istituto di judo e poi fuori. Ma cazzo è possibile sta roba? Ce l'ha messo nella barella, va in mezzo alla strada. Beh, in Thailandia qualche anno fa succedeva, secondo me anche. Beh, ragazzi, adesso. Io magari lo vede anche il Renzo Sorrentino, che faceva l'insegnante di pugilato di Thai alla Tonic quando io avevo iniziato lì a fare jiu-jitsu.
si è rotto la tibia con frattura esposta in Thailandia guidando un motorino, cioè ha fatto un incidente. Lo conosco. Sì, vabbè, sì, è vero. Ha fatto il viaggio di ritorno sdraiato in mezzo all'aereo. Cioè, fate un viaggio di ritorno con la gamba rotta e con la frattura esposta. Da Thailandia. Neanche un'ora. Cioè, pensa quando a terra che sbatte, che l'osso ti tocca. Renzo, lo conosco. Era venuto una volta anche ad allenarsi in Milanima sì. Col kimono, me lo ricordo. Era un amico di Alex, di Celotto. Sì, me lo ricordo. È un giorno che li sto portando in giro sui fiori. Mio bebè! Mamma mia, buonasera! Oh, mamma mia, amore, come stai, Gabrito? Da 300 anni, no? Stai bene? Sì. Dove siamo? A Parigi. Papà è saltato, come al solito. Mamma, puoi dire il nome di quante ore abbiamo dal treno? Amore, sono stato 50 miliardi. No, aspetta, aspetta. Per me è sembrato... 1, 2, 3. Surprise! Ciao! Tutto bene? Che ci fate qua? Oh, mio marito esaltato come al solito. Grazie, devi prendere i biglietti, eh?